arrivando qui a Bagnoli di Sopra, si ha l'impressione che tutto sia rimasto come nel Settecento. La piazza è quasi la stessa di allora. E anche la villa è rimasta pressoché intatta, con la sua chiesa accanto. E là, in quell'ala del palazzo, 2 secoli e mezzo fa, vi era un teatro perfettamente attrezzato, dove Goldoni, a metà del Settecento, sperimentava i suoi testi, i suoi canovacci, le sue commedie, ospite qui in villeggiatura del suo amico Ludovico Widmann, un patrizio veneziano, anch'egli appassionato di teatro e attore dilettante.